Il concerto per pianoforte e orchestra è stato registrato a Budapest nel febbraio del 2017 grazie ad un importante sponsor di un'azienda statunitense chiamata Green Art Energy. Ho avuto a disposizione la Budapest Scoring Symphonic Orchestra, che è una grande orchestra di oltre 60 elementi, la quale ha approcciato la mia partitura in maniera veramente professionale, capendo da subito qual era la mia esigenza in qualità di autore. Pur ispirandomi ai grandi compositori del passato, ho scelto di contaminare la forma classica con le mie più strette passioni, ovvero il linguaggio jazzistico e quello folcloristico del Mediterraneo, luogo da cui provengo. In questo è stato molto bravo anche il direttore Eliseo Castrignanò, che ha interpretato e anche suggerito idee nuove per la stesura della registrazione. Ecco, in 7 ore abbiamo realizzato una magnifica incisione della quale sono molto contento. Il concerto per pianoforte e orchestra si sviluppa in 3 movimenti, riprendendo la forma classico-romantica che ha caratterizzato la scrittura dei grandi compositori del passato come Beethoven, Chopin, Schumann, Rachmaninoff, Ravel. I 3 movimenti sono moderato, adagio ironico e presto. Ognuno di essi ha una caratteristica ben specifica. Ad esempio, il primo movimento del concerto, così come il primo movimento della sonata, sembrano derivare da un'unica matrice. Come se avessero avuto origine in un'altra epoca, rispettano quasi alla lettera i canoni formali imposti dalla deontologia compositiva della forma in questione, quali esposizione, sviluppo, ripresa, non privandosi però dell'argutezza del linguaggio derivante dall'improvvisazione, che restituisce, in particolar modo nello sviluppo, brillantezza e freschezza all'austerità formale. Il secondo movimento, adagio ironico nella forma ABA, riporta alla tradizione jazzistica della big band ellingtoniana. Il terzo movimento del concerto, definito presto, si rifà ad una concezione melodica e ritmica terzinata in 4/4 o 12/8, tipica della pizzica salentina, esponendo 2 temi totalmente differenti, uno ritmico ed uno melodico, che si sviluppa sulla stessa identica linea armonica. La sonata per pianoforte è l'ennesima sfida compositiva che mi ha portato a realizzare una scrittura di ampio respiro e con un minutaggio non indifferente. Dura infatti quasi 24 minuti, in cui si affrontano diversi linguaggi della tradizione ottocentesca e novecentesca. In particolare, nel primo movimento, la parte centrale, detta sviluppo, è ispirata per lo più al nuovo suono americano del Novecento, rifacendosi all'espressione più alta del genere in questione, ovvero alla anomala scrittura quasi definitivamente jazzistica del russo Kapustin. Il secondo movimento è una jazz ballad a tutti gli effetti, all'interno della quale si ritaglia un ampio spazio per l'improvvisazione pura. E si rompe ogni consuetudine, consegnando all'ascoltatore una lirica lenta
in perfetto stile mainstream e non blues, tipico della canzone jazz e pop americana. Il terzo movimento della sonata, definito barbaro, tramite un ostinato in sei quarti, richiama le arditezze ritmiche di Béla Bartók, cibandosi delle sfrontatezze armoniche della musica di Kapustin, rivelandosi in un'oscura ma soddisfacente trionfalità. Indigo Mirage è una song ispirata alla mia prima esperienza negli Stati Uniti, in particolare a New York. Ecco, dall'aereo, nella mia ripartenza verso l'Italia, ho guardato fuori dal finestrino ed ho avuto l'impressione che tutto ciò che fosse avvenuto in questa magica città si rivelasse in un miraggio di color indaco. Questo pezzo, attraversato da incursioni elettroniche, si pone come spartiacque tra la direzione presente e quella futura della mia attività compositiva.